la distribuzione di Maxwell delle velocità delle particelle di un gas. Abbiamo calcolato la velocità quadratica media delle particelle, ma le particelle del gas in agitazione termica hanno velocità tutte diverse. Vediamo quindi come si distribuiscono queste velocità. Consideriamo questa figura, la figura 7. Sono riportate le varie velocità sull'asse orizzontale e velocità vanno da 0, particelle ferme, fino teoricamente all'infinito, quindi particelle velocissime, e sull'asse verticale invece è riportata la frazione di particelle che hanno questa o quella velocità. In particolare delta n diviso delta v vuol dire quante sono le particelle delta n che hanno una velocità compresa in un certo intervallo, per esempio tra v1 e v2. Infatti l'area arancione in questa figura conteggia quante sono le particelle con velocità compresa tra v1 e v2, per esempio tra 1400 e 1450 metri al secondo. Questa curva è la distribuzione di Maxwell delle velocità delle particelle del gas e si vede che sono pochissime le particelle praticamente ferme o con bassissima velocità, così come sono pochissime le particelle estremamente veloci. Quindi le due code del grafico, la coda destra e la coda sinistra, vanno a zero. Si vede anche che la maggior parte delle particelle hanno una velocità vicina al valore medio, cioè intorno a questo valore qua, a questi valori. Questa è la maggior parte delle particelle. È un po' come i voti in una materia, i voti degli studenti in una classe o in una scuola, gli studenti non hanno tutti gli stessi voti, ma più o meno la maggior parte degli studenti ha voti vicino alla media. Pochissimi hanno voti estremamente bassi, vicini a zero o estremamente alti. Questa figura, numero 7, si riferisce a una temperatura data T. Per esempio la T2 della figura 6, la curva rossa, potrebbe essere questa curva qua. Ma noi possiamo riscaldare il gas fino a una temperatura più alta, T3 per esempio, e allora questa curva rossa cambia la sua forma e diventa questa verde. La curva di Maxwell si è spostata a destra, vuol dire che adesso le particelle hanno mediamente una velocità maggiore, perché prima il massimo, cioè la maggior parte delle particelle, si trovavano più o meno a questa velocità, mentre invece adesso la maggior parte delle particelle si trovano più o meno a quest'altra velocità. Viceversa, se il gas viene raffreddato alla temperatura T1, che è minore di tutte e tre, le particelle rallentano e la curva si sposta a sinistra, la curva celeste. Si sposta verso le basse velocità e infatti vediamo che la maggior parte delle particelle adesso ha una velocità più o meno in questa zona, cioè qui, ha una velocità più bassa. Quindi la curva di Maxwell si sposta il suo picco a destra e a sinistra, ma l'area non può cambiare. Infatti l'area rappresenta il numero totale delle particelle. Questo si capisce tornando alla figura di prima. Questa fetta di colore arancione rappresenta le particelle del gas con velocità compresa tra il valore v1 e v2. Allora, se consideriamo tutte le fette di area qua sotto la curva, abbiamo tutte le particelle che hanno velocità comprese tra 0 e l'infinito. Quindi l'area sotto l'intera curva rappresenta il numero totale delle particelle. Quando noi scaldiamo il gas da T1 a T2 a T3, il numero totale delle particelle non cambia, è sempre lo stesso, quindi le tre curve devono avere la stessa area. Siccome però all'aumentare della temperatura le curve si spostano a destra, e allora per non aumentare di area si devono anche abbassare. Quindi le curve si abbassano, la curva verde è più bassa di quella rossa, che era più bassa di quella celeste. Quindi in conclusione, queste sono le curve di distribuzione delle velocità di Maxwell. E rappresentano quante particelle hanno una data velocità all'interno di un contenitore pieno di gas. Il gas viene progressivamente riscaldato da T1 a T2 a T3, il numero delle particelle nel contenitore non cambia, quindi queste tre curve mantengono la stessa area, ma il picco di velocità si sposta a destra verso le velocità maggiori, perché riscaldandosi le particelle aumentano la loro agitazione termica e quindi anche la loro velocità. Quindi le curve si spostano a destra e si abbassano.